Benvenuto su Psynel, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale, con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuti alla 379esima puntata del podcast di Psynel, episodio 379. Oggi parliamo di una delle più grandi rivoluzioni della conoscenza e della società, qualcosa di mai visto in precedenza che potrà probabilmente salvare il mondo. No, non sto parlando del vaccino che ho appena fatto, per cui se mi senti svarionare, ecco, sai perché. Anzi, questa cosa sta già salvando il mondo, solo che non lo sappiamo, non ce ne rendiamo affatto conto. Oggi parliamo di cervelli condivisi. Mi raccomando, seguimi fino alla fine perché ci saranno consigli su come sfruttare questo enorme potere per la nostra crescita personale. Molto bene, allora iniziamo. Oh, allora, come stai? Come sta andando questa settimana? Hai migliorato la tua comunicazione con i consigli della precedente puntata? Ma soprattutto stai scrivendo la storia della tua vita? Se non sai di che cosa sto parlando, mi riferisco sia al precedente episodio del podcast e sia all'ultimo corso, o meglio percorso, che le persone stanno intraprendendo. Scrivi la tua storia. Un centinaio di persone sono entrate e in questi giorni stanno scrivendo la loro storia. Se vuoi sapere di più, visita www.sviluppopersonalescientifico.com. Circa una decina di anni fa, mentre facevo ricerche per un post di Psynel, mi sono imbattuto nell'incredibile lavoro di Sugata Mitra. Ne abbiamo parlato tantissime volte. Mi riferisco all'apprendimento autocondiviso. L'idea e l'ipotesi ormai comprovata che quando si mettono a disposizione delle persone conoscenze, strumenti, tempo e spazi di condivisione, queste persone riescano da sole ad imparare cose molto, molto complesse. La cosa incredibile è che quando si riesce a sfruttare questo potere anche nelle classi normali, avvengono dei piccoli miracoli, come ad esempio fare un compito in classe dove tutti gli alunni prendono 10, e non a causa della facilità del compito, ma perché tutti hanno fatto un'esperienza completamente diversa di apprendimento, un'esperienza fondata sulla ricerca autonoma delle informazioni. Il fatto di esserci impegnati nella ricerca di una soluzione, di averlo fatto in gruppo, condividendo le informazioni, ha inciso profondamente quelle conoscenze nelle menti dei ragazzi. Sugata Mitra si è accorto di questo fenomeno attraverso un esperimento incredibile che non ti ripeterò, visto che ne abbiamo parlato anche di recente nell'episodio 321 del marzo scorso. Era il periodo perfetto per parlare di autoapprendimento, cioè di come imparare da soli, ma in modo condiviso, dove per da soli, e si intende senza un maestro professore, ecco, tutto questo possa dare dei risultati incredibili. E credo che anche tu possa averne un'esperienza diretta ogni volta che ti sei impegnato in una qualche ricerca indipendente, cioè per il tuo interesse, non inteso come indipendente, come sovvenzione della ricerca. Bene, in questi anni ho riflettuto a lungo su questo tipo di apprendimento e devo ammettere che su di me fa particolarmente presa perché ha funzionato molto molto bene. Tutte le ricerche che ho fatto, anche quelle per punizione a scuola, e ne ho fatte parecchie, mi hanno lasciato qualcosina o qualcosa di molto importante. Al contrario, magari delle migliaia di ore di lezione scolastiche che non mi hanno lasciato un granché. Abbiamo visto e sentito anche di recente che lo sbattimento, l'impegno, aumenta l'apprendimento e la motivazione anche in compiti successivi. Cioè ci sono degli esperimenti che dimostrano che se ti impegni a raggiungere un risultato adesso, per i compiti successivi ti impegnerai di più e anche viceversa. Cioè se ti sei impegnato poco per raggiungere un risultato nel compito che stai facendo adesso, nei compiti successivi ti impegnerai di meno. Se prendiamo due gruppi e a uno gli dettiamo la storia della musica, mentre al secondo gli chiediamo di fare una ricerca autonoma sulla storia della musica, quale dei due gruppi sarà quello che ricorderà meglio questa storia? Jenna, è ovvio, il gruppo che si è dovuto sbattere a fare la ricerca. Esattamente, su questo si basa l'apprendimento autodiretto e condiviso di Sugata Mitra, qualcosa che in realtà è sempre stato sotto il nostro naso, ma che la standardizzazione scolastica ci ha reso un po' invisibile. So che i modelli di questo genere vengono applicati con successo ogni giorno nelle scuole di tutto il mondo e spero lo si farà sempre di più.
E questo è anche una delle motivazioni per le quali e per la quale tutte le volte che mi dici Jenna dove trovo quell'argomento, dove trovo quell'altro, invece di dirti esattamente dove andare a pescarlo, ti chiedo di fare una ricerca su Google. Non è semplicemente perché è difficile per me rispondere a tutti, ovviamente c'è anche questo aspetto, ma anche perché e soprattutto se ti sbatti significa primo che sei davvero interessato a quella cosa e secondo che imparerai a trovare tutto il materiale che vorrai anche in futuro. Invece di darti il pesce, voglio insegnarti a pescare. Questa è la differenza anche nel nostro caro autoapprendimento. Invece di avere il pesce bello pronto, insegniamo alle persone come pescare. E la cosa incredibile è quando queste persone si mettono insieme e si insegnano vicendevolmente come si pesca. E oggi con internet credo che sia alla portata di tutti. Ma il tema di oggi è ancora più entusiasmante, o almeno lo è altrettanto. Si tratta di una storia che ho trovato nel libro Generalisti, una storia davvero incredibile, se vuoi saperlo, tra pagina 155 e pagina 180 circa. Si tratta della storia di un chimico che inizia a lavorare per un'azienda. Durante il proprio lavoro si imbatte in una serie di problemi che i suoi colleghi tecnici non riescono a risolvere. Così chiede ai vertici aziendali il permesso di poter condividere tali problemi in un sito internet. La sua idea era molto semplice: se nessuno in casa trova una soluzione, forse qualcun altro là fuori è in grado di farlo. Così mette in palio del denaro e crea questo sito internet. Ovviamente le cose non piacciono all'inizio ai vertici perché condividere i problemi significa anche condividere i propri punti di debolezza, cosa che non piace al mercato e soprattutto significa esporre i propri brevetti alla concorrenza. L'aspettativa di questo chimico, che si chiama Alf Bingham, era che altri specialisti in giro per il mondo si sarebbero messi al lavoro. Ci si aspettava che specialisti chimici potessero risolvere questo problema. Ma invece le ipotesi e le nuove idee arrivarono da un sacco di persone anche assolutamente molto lontane da quel reame di conoscenza. Ingegneri, avvocati, psicologi e altri specialisti che provano a dare la loro soluzione. La cosa incredibile è che non solo il progetto funziona alla grande, ma che la maggior parte delle soluzioni alternative sono date proprio da non specialisti del settore. Ovviamente si tratta di indagini statistiche su questi brevetti, ma più le persone che rispondono alle domande non sono scienziati specializzati, e più alta era la probabilità che il problema venisse risolto. Questa piattaforma online esiste e ne esistono di tanti tipi, ma questa qua in particolare si chiama InnoSentive e la troverai nel post e nel quaderno degli esercizi. E ad oggi racchiude tantissimi progetti, migliaia di progetti. In pratica è una sorta di piazza virtuale dove le aziende, aziendine come ad esempio la NASA, postano i propri problemi irrisolti internamente, cioè in azienda, stanziando un budget e dicendo qualcosa del genere: chi riuscirà a risolvere questo problema si cucca questi soldi. Ok Jenna, quindi ognuno risolve il problema da solo, ho capito bene? Sì, in un certo senso queste persone esterne lo risolvono da sole, ma accedendo spesso a banche dati di altri tentativi condivisi e anche ai dati dell'azienda stessa, che ha tutto l'interesse per spiegare cosa non ha funzionato. Quindi è come se l'apporto non sia esclusivamente individuale, ma condiviso e autocondiviso, nel senso che le persone lo risolvono da sole, ma attraverso l'apporto di dati che derivano dall'esterno e anche dall'interno dell'azienda. Ma quindi Jenna, specializzarsi non serve più a niente? Sapevo che mi avresti fatto questa domanda. La risposta è no. Altri studi hanno provato che i progetti che funzionano meglio sono quelli portati avanti sia dagli specialisti che dai generalisti. I primi sono ovviamente dentro al problema e magari fanno fatica ad uscire dalla famosa scatola, mentre i secondi sono facilitati da uno sguardo esterno, ma non hanno le competenze per mettere a terra il progetto. La cosa interessante è questa: più il progetto è, diciamo così, aleatorio, strano, particolare, e più l'apporto di non specialisti funziona. E ovviamente vale anche il contrario: più il progetto è specialistico e più ovviamente l'apporto specialistico funziona. In altre parole, servono entrambi, sia gli specialisti che i generalisti. E in altri studi è emerso che esistono ormai tantissime persone che hanno in sé queste parti.
cioè specialisti, che però si sono occupati di un sacco di cose, quelli che nel libro Generalisti vengono chiamati gli eclettici. Ecco, questi sono quelli che hanno maggiori probabilità di trovare delle soluzioni alternative, ma soprattutto anche fattibili, perché hanno sia le conoscenze specifiche e sia, diciamo così, uno sguardo allargato su diversi campi di indagine. Per quel che ho capito, ragazzi, l'eclettico è uno specialista curioso, perché è impossibile specializzarsi in un ramo della conoscenza, attenzione, senza entrare in contatto con altri rami della conoscenza. Cioè un chimico che diventa iperspecializzato entrerà inevitabilmente in contatto con la biologia, la fisica, la bioetica, la filosofia, l'intelligenza artificiale e, perché no, la psicologia. Tutte queste materie, a loro volta, possono portare ad altre materie. Lo abbiamo visto diverse volte, la conoscenza è come una rete vastissima, dove tutti i nodi sono interconnessi tra di loro, e quando una persona diventa curiosa, non può fare a meno di passare da un nodo all'altro per poter avere uno sguardo maggiormente esteso di ciò che sta facendo. Questa cosa funziona in ogni ambito. Ti faccio un esempio. Apri un bar e per aprirlo dovrai fare degli esami di merceologia che ti faranno entrare in contatto con i componenti chimici del cibo, delle bevande, cioè con la chimica. Non solo, dovrai conoscere un sacco di leggi e, dolente o nolente, dovrai farci i conti con quelle leggi e prima o poi le imparerai. Dovrai fare corsi sulla sicurezza tua, del personale. Dovrai imparare le basi del marketing, del posizionamento, del branding. Dovrai imparare a comunicare efficacemente con i fornitori, con i clienti e con eventuali collaboratori, cioè la nostra amata psicologia. In altre parole, diventerai anche un piccolo esperto di arredamento, di psicologia ambientale, di ergonomia, stabilendo i colori, le musiche, tutto ciò che potrebbe massimizzare il piacere di restare nel tuo locale. Come avrai intuito, potremmo fare questo esempio con altre 1000 professioni e lavori. Jenna, allora perché a volte la gente si blocca dove sta? Beh, per tanti motivi, ma i principali sono legati al credere di aver già capito tutto, cioè a quella nostra pigrizia, al nostro cervello ligure, a volte anche alla mancata passione nel proprio mestiere, purtroppo. Ma chi invece mette impegno, mette passione e curiosità, finirà inevitabilmente per apprendere una marea di cose anche molto, molto lontane dal mestiere che ha deciso di fare. Ora, prima di vedere alcuni consigli, voglio lanciare una piccola proposta a tutto il personale sanitario che mi sta ascoltando. Dovremmo fare qualcosa del genere anche tra di noi, cioè mettere a disposizione in modo pubblico e anonimo, ovviamente, i percorsi terapeutici, le diagnosi, le cartelle cliniche dei pazienti, non solo per poterle esaminare con la intelligenza artificiale, come già accade in molte parti del mondo, ma perché in questo modo ci saranno più teste che possono valutare tali percorsi. Così che i protocolli siano sempre più efficaci attraverso la condivisione. Lo so, esistono già iniziative del genere, ma a quanto pare non sembra funzionare poi così bene, visto che a volte se cambi ospedale nella stessa città, fai fatica addirittura a spostare una semplice cartella clinica da un computer all'altro, per cui evitiamo di prenderci in giro. Esistono queste cose, ma ci sono un sacco ancora di reticenze nel farlo. E non sto parlando di rendere pubblici ovviamente dei dati personali e sensibili, ma semplicemente dei casi clinici che magari un giorno saranno tutti in una bacheca e quelli più difficili, meno risolti, potrebbero finire su un sito come Innocenti, dove altre persone, anche se non sono medici, potrebbero dire la loro e magari un giorno rivoluzionare un campo della medicina, anche se non sono medici. Detto questo, ragazzi, cerchiamo di mettere a terra un po' queste faccende perché sono molto interessanti. Sappiate che voi stessi, che abbiate contatti con gli altri o meno, se siete qui e state ascoltando questa puntata, avete accesso al web e il web sta cambiando questa cosa. Stiamo iniziando a capire questo enorme potenziale di condivisione delle informazioni che sta davvero trasformando il mondo della conoscenza. Cerchiamo di trasformarlo nel modo migliore possibile. E adesso vediamo insieme qualche consiglio per farlo da soli, fin da adesso, fin da subito dopo aver ascoltato questa splendida puntata. E come al solito, bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, segui la tua curiosità.
Stai lavorando come operaio, ma sei preso dagli origami, dalla chitarra? Allora studia, approfondisci come si fanno. Non importa che non faccia parte del tuo lavoro, probabilmente ti tornerà utile un giorno. Più cose impari, più il tuo cervello si tiene in forma. C'è poco da fare, anche se impari cose completamente slegate dal tuo ambito di specializzazione. Non è un caso che al conservatorio, ad esempio, ti facciano studiare almeno due strumenti, perché sanno quanto è importante aprire gli orizzonti di chi studia uno strumento su più parti. Ora, devi sapere che chi è capace di fare gli origami oggi viene utilizzato dalle agenzie spaziali, soprattutto quelle orientali, quella cinese, perché è diventata, ad esempio, una capacità indispensabile per creare oggetti leggeri da lanciare nello spazio. Secondo, specializzati. In realtà l'iperspecializzazione sta svanendo. Sai perché? Grazie a internet e al fatto che le informazioni sono sempre più condivise. Questo non significa però che specializzarsi sia inutile o addirittura stupido. Come ti dicevo, più ti specializzi, più hai opportunità di entrare in contatto con altre materie che puoi amare oppure decidere di mettere da parte. Una cosa è certa, se non ti specializzi non hai stimoli. Il guaio più grosso è che le persone si illudano di conoscere tutto, cosa mai vera in nessun ambito della conoscenza umana. Ora, in questo periodo c'è chi un po' punta il dito contro gli specialisti e dice: quello lì è specializzato nell'operare le mani e non sa neanche come funziona il cuore. Non è vero, ragazzi, non è assolutamente vero. Vi posso assicurare che un chirurgo che opera le mani sa molto meglio di voi come funziona il vostro cuore, a meno che non siate cardiologi o medici a vostra volta. Terzo, sii onnivoro nella tua formazione. Come abbiamo visto nelle puntate sull'analogia, o meglio nella puntata sull'analogia, avere più metafore, esempi, analogie con cui confrontarci fa bene al nostro cervello e migliora le nostre abilità. Se come me ami alla follia la psicologia, non leggere solo psicologia, leggi narrativa, filosofia, tecnologia o qualsiasi altra cosa attiri la tua attenzione. Quarto, innamorati dei processi e non dei risultati. Questa è una delle massime che ti ho ripetuto più volte negli ultimi anni. Devi innamorarti dell'allenamento, non dei muscoli. Innamorati dello stare con il tuo partner, non dei risultati che potrai ottenere standoci insieme. Per dirlo con parole più instagrammabili, innamorati del viaggio e non della meta. Bene ragazzi, nonostante il vaccino, nonostante la mia vicina di casa che ha deciso di accendere una centrifuga che ha fatto tremare tutto il condominio, ecco che sono riuscito a portare a termine anche questa puntata e spero che tu sia rimasto con me, perché questa cosa qui, la faccenda di cui ci siamo occupati oggi, è davvero importante. Sono sicuro che nel futuro, o meglio in un futuro molto molto recente, questa cosa diventerà sempre più importante anche in vista della pandemia che stiamo vivendo, che sta vedendo la collaborazione anche forzata di sempre più persone. E siti come quello di Innocentive, che è solo uno e che è quello che viene maggiormente nominato nel libro Generalisti, diventeranno probabilmente delle bacheche di acquisizioni di tali dati e di condivisioni di nuove soluzioni sempre più frequenti. Partiamo come sempre dalla scuola, dall'educazione, cerchiamo di applicare questo modello ai nostri figli e poi piano piano alle nostre professioni e poi ovviamente prima o poi riusciremo a fare un governo, ma qui stiamo un po' attenti perché potremmo rifinire in vecchi, diciamo così, vecchi stereotipi che non hanno funzionato come abbiamo visto, ma lasciamo perdere, sai che su Psinel non parlo di politica. Bene ragazzi, eccoci arrivati al termine della nostra puntata, spero vi sia piaciuta, fatemelo sapere attraverso un feedback, con un commento, cliccate mi piace, condividetela con chi pensate possa esserne interessato. Avete già visto il mio nuovo canale di YouTube? Se non l'avete ancora fatto, andate sul mio profilo di Instagram, lo trovate lì, bello in alto. E come sempre ringrazio tutte le persone che sostengono questo lavoro, che è sostenuto da me, cioè da SPS, dal nostro progetto di formazione online e anche dal mio libro Facci Caso. Dagli un'occhiata, trovi tutto sempre nel link in bio di Instagram o tra i link qui sotto. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, ci vediamo giovedì mattina per la nostra consueta live, dove potete farmi tutte le domande del mondo e sapete, potete farmele anche nelle passeggiate di Instagram che ci sono tutti i lunedì e tutti i mercoledì, dove rispondo, provo a rispondere alla maggior parte delle vostre domande più interessanti.
Vi auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com e SPS. Oggi vaccinato.